Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con un video dedicato a FIFA 23. Perché? Perché qualche giorno fa è uscito il trailer legato al gameplay di FIFA 23. Prima di cominciare però, ovviamente, ieri è uscito il primo episodio del Career Mode Tournament. Signori, non potete non guardarlo, cioè dovete guardarlo, supportarlo e scrivermi sotto nei commenti per chi ti fate. Mi raccomando ragazzi. Cioè, non potete perdervi questo evento. Ci sto lavorando veramente da tanto, mi piacerebbe sapere la vostra impressione. Mi raccomando, trovate tutto sul canale. Come fa ogni anno, la EA crea un planning, diciamo così. Ovvero, più o meno ogni 4-5 giorni fa uscire un trailer che presenta diversi aspetti del nuovo titolo. E qualche giorno fa, appunto, è toccato al trailer gameplay. Vi do appuntamento anche al 1 di agosto perché ci saranno tutte le novità legate alla carriera allenatore. Nei giorni successivi, all'1 agosto, poi ci saranno i trailer dedicati a Pro Club, Volta e anche a Foot. Se non ricordo male, l'11 agosto. Ma sicuramente quello che interessa di più forse su questo canale è il gameplay e la carriera allenatore, quindi ne parliamo. Se vi va di sapere anche le altre novità, scrivetemelo sotto nei commenti e vi farò dei video a riguardo. Vi ricordo che questo canale non è semplicemente intrattenimento allo stato puro con i video dedicati alla carriera, ma vuole anche informarvi. Cerco di farlo al meglio, ovviamente. Sono argomenti che mi interessano e spero interessino anche a voi. Ci tengo a dirvi che se mi fate sapere anche la vostra di tutte queste novità, possiamo chiacchierarne anche sotto nei commenti e sui social. Allora, su cosa hanno puntato i ragazzi della EA? Hanno puntato moltissimo sull'Hypermotion 2, questo nuovo sistema che va chiaramente a prendere l'Hypermotion che abbiamo visto su FIFA 22 e lo, diciamo così, evolve all'ennesima potenza, lo trasforma, lo sviluppa in maniera incredibile perché si può notare in realtà dal trailer gameplay che troverete qua sotto ovviamente l'Hypermotion 2. A occhio nudo si nota, ma di che cosa si tratta? È un sistema che porterà all'interno di FIFA 23 un enorme numero aggiuntivo di animazioni. Si parla addirittura di 6.000 animazioni in più rispetto a FIFA 22. Questo cosa significa, ragazzi? Un aumento di animazioni. Significa un aumento di situazioni all'interno del campo, ma non solo di situazioni, anche di realismo, di avvicinamento alla realtà. L'aumento di situazioni significa solo ed esclusivamente una cosa, tutta una serie di contrasti che magari risultavano sempre simili, anche le scivolate, anche le semplici spallate. Se su FIFA 22 la maggior parte delle volte si reagiva in maniera simile, sia che la spinta te la desse Van Dijk, sia che la spinta te la desse Timo Werner, con e grazie l'aiuto di Hypermotion 2, ogni calciatore potrà reagire in maniera diversa, ma soprattutto ci potrà essere una spallata data sul fianco, con la reazione del calciatore che va tutto laterale, oppure un calciatore che magari si aggrappa alla maglietta per cercare di non perdere il contatto col pallone. Insomma, c'è tutto un inserimento di nuove situazioni per avvicinarsi sempre di più alla realtà. Ma si può parlare anche tranquillamente di situazioni offensive e difensive, per esempio lanci lunghi. Non sono i soliti lanci lunghi col destro, magari o col sinistro, che tagliano tutto il campo. Ci può essere il lancio lungo di trivela, ovviamente, se il giocatore ha stelle skill importanti, ma non per forza. Oppure filtranti nuovi, situazioni difensive che adesso andremo a sviluppare meglio. Insomma, grazie all'Hypermotion 2 c'è un aumento di situazioni e un aumento di realismo importante. Con l'Hypermotion 2 anche la IA, l'intelligenza artificiale, avrà un aumento di possibilità per fermarvi. Cioè, capite, questa è la cosa importante. Se magari su FIFA 22, uno dei problemi che penso, almeno io, l'ho riscontrato, dopo un po' che capisci il metodo, utilizzi quello e vai a segnare. Per esempio, su FIFA 22, lanci in profondità Farias e segni. Questa è proprio la base. Su FIFA 23, anche grazie appunto a questo aumento di animazioni, di possibilità anche da parte dell'intelligenza artificiale, la IA tecnicamente può cercare di fermarti in svariati modi, può cercare di leggere preventivamente la tua giocata, può cercare di contrastarti, può cercare di raddoppiarti, il portiere magari si posiziona in una certa maniera per cercare di fermare il tuo tiro anticipato, perché no? Insomma, un aumento anche del
del realismo, della lettura delle situazioni anche da parte dell'intelligenza artificiale. Dal punto di vista invece del giocatore, hanno sottolineato, non penso di stare andando in ordine secondo quello che si sta vedendo dal trailer, mi dispiace di questo, però insomma, se vi va di rivedere il trailer poi vi lascio il link in descrizione. Ci sono situazioni, come vi ho già detto prima, diverse anche in attacco. In attacco hanno aggiunto, oddio, questa in realtà prende un po' tutto, sia la fase difensiva che la fase d'attacco. Per esempio, l'accelerazione e la corsa, hanno lavorato molto su questo aspetto, dal trailer lo fanno vedere e ci puntano parecchio, ed è una gran figata se ci pensate. Ovvero, non è solo una questione di velocità la corsa, c'è magari lo scatto iniziale, poi c'è la progressione, ci sono quei calciatori che sono subito agili, appena presa palla riescono a magari dribblarti, magari bruciarti in velocità, ma ci sono anche quei calciatori che magari, per esempio, difensori centrali, mi viene da pensare, magari non riescono a partire subito velocemente, ma hanno una buona progressione. E quindi, se tu con l'attaccante riesci a bruciarlo inizialmente, dopo si vedrà il difensore che, mano a mano che prende velocità, in progressione riesce forse quasi a recuperarti. Dopo c'è magari l'attacco alla spalla e arriva tutto e inizia tutto il contrasto. Questa è una cosa interessante, sia dal punto di vista dell'attacco sia dal punto di vista della difesa, una cosa che bisogna calcolare. E poi, come detto, nuove animazioni, magari per i filtranti, per i tiri, perché è stato inserito un nuovo tiro. E questo power shot, che secondo me dal trailer non è chiarissimo. Io ho cercato di informarmi anche da Falco, ho cercato di capire un attimo di che cosa si trattasse. È semplicemente una nuova aggiunta nel tiro, che puoi tranquillamente non eseguire. È un tiro molto più potente, molto più spettacolare, un tiro molto più spettacolare, ragazzi. Tu basta che clicchi mentre tiri, e chiaramente devi prendere il tempo giusto per farlo, i due tasti L1 e R1 per quanto riguarda la PlayStation, e ci sarà una sorta di piccolo focus sul calciatore che sta per tirare. Una volta preso il tempo, lui sassa una bomba clamorosa che non so se fai gol sempre, sinceramente, però è un tiro più spettacolare. Si chiama Power Shot. Bisogna provarlo, ragazzi, bisogna provarlo. Per il momento ci è stato detto questo. Non so quanto possa essere incredibile, wow, efficace, non si sa. Sono state aggiunte anche migliorie, anzi, sono state fatte migliorie. Oddio, più che migliorie, aspettiamo a chiamarle migliorie. Cosa dite? Sono state fatte modifiche ai calci piazzati e ai rigori. Per quanto riguarda i calci piazzati, mi sembra ci sia un attimo più di precisione anche per quanto riguarda proprio i controlli. Cioè, mi sembra un pochettino più intuitivo. Tu puoi dare l'effetto che ti pare senza dover fare tutto quel bordello per dare un po' di effetto con l'analogico. Hanno puntato sul coccodrillo. Vabbè, insomma, questa è una storia diversa. Però per chi calcia sembra un pochettino più intuitivo, più semplice poter arrivare al gol. Chiaramente non sempre, bisogna vedere anche con chi si calcia. Purtroppo su FIFA 22 all'inizio non mi dispiacevano, dopo sono diventate impossibili da calzare. Impossibili da calzare. E la stessa cosa per i rigori. Bisogna prendere il tempo mentre tiri. Cioè, sarà un cerchio sotto la palla che si allarga e si apre. Una volta che voi prendete il tempo con il cerchio più chiuso, potrete tirare una bella saccagnata come calcio di rigore. Ma anche difensivamente il gioco sembra migliorato. Sembra che ci siano molti più aspetti, molte più possibilità nel fermare il dribbling. Non solo con magari la spallata, anche con una bella scivolata da dietro riesci a prendere il pallone, ad arpionarlo. Hanno dato molta importanza alla stecca, ragazzi. Cioè, qua le stecche per conoscenza, avete tutti il rosso da spendere. Sembra diano veramente piacere nel farlo. Nel trailer, ragazzi, tu vedi la stecca e dici: porca puttana, che bel intervento fatto. Bisogna valutare. Ciò a cui tengo è anche magari un miglioramento dell'intelligenza artificiale dei tuoi compagni. Cioè, se tu esci un attimo dalla posizione, vorrei che magari ci fosse qualcuno che prende il tuo posto per cercare di chiudere il buco vacante, diciamo. Dal punto di vista del dribbling, anche qui hanno dato maggiore possibilità di dribbling, più skill. E soprattutto quando tu già usi un determinato calciatore, quel calciatore le skill le farà col piede forte, a meno che non abbia 5-5.
per dare appunto quel tocco di realismo in più. Hanno fatto l'esempio di Mares che fa l'elastico col mancino, essendo mancino, vedere Mares che col destro magari non scende neanche dall'autobus, vedergli fare l'elastico col destro forse era un po' bruttino. Non solo, perché secondo me uno dei maggiori problemi è dato dal portiere in questo FIFA 22, in generale negli ultimi FIFA, da sempre. Ragazzi, io sono fiducioso per il portiere. Sono molto molto fiducioso perché ci hanno lavorato. Sembra ci abbiano lavorato. Grazie all'Hypermotion 2 le animazioni del portiere sono aumentate. Mi sembra ci sia un portiere più presente. Sa dove si trova questo portiere. E ci sono alcuni frangenti in cui le movenze sono belle vere. Sono belle vere. Quando parlano del tiro deviato, cioè io ho visto il portiere che magari fa il passo a destra e poi però riesce comunque a tuffarsi verso sinistra. È una cosa che su FIFA 22, ragazzi, non c'è. È una cosa che questo era un grande problema. Il portiere su FIFA 22 non riesce a reagire, ok? Non c'è una reazione del portiere, c'è un'azione, non una reazione. Su FIFA 23, grazie all'Hypermotion 2, sembra ci sia un'azione e una possibile reazione. Questo è importante, raga. Il portiere deve essere presente. Il portiere nella realtà può fare parate senza senso. Il portiere nella realtà ha capacità intellettuali, può intervenire su alcuni palloni deviati. Ma soprattutto, finalmente, sembra non ci sarà più il pallone che trapassa la mano del portiere e magari va in porta. C'è il contatto mano-palla, dita-palla, che può essere importante, ragazzi. Può salvare da un gol. Se prima il pallone attraversava il portiere, adesso il portiere la mano ce la mette, la palla la tocca, poi se non è sufficiente il pallone andrà in porta. Però il portiere sembra più presente, ragazzi. Questo è molto molto importante. Insomma, ragazzi, come ogni anno si cerca di avvicinarsi sempre di più al prodotto perfetto per quanto riguarda realismo e divertimento. Perché anche questo è quello che dobbiamo fare, dobbiamo divertirci. Cosa mi spaventa, come al solito, che dal gameplay sembra che il ritmo sia abbastanza blando, un po' lento, un po' macchinoso. Però, come detto, è un gameplay non finale. Il problema è che se magari fanno pure un buon lavoro, dopo, con le patch, la questione può cambiare. Cioè, FIFA è un gioco che quando esce è un tipo di gioco. Nei mesi successivi cambia. Cambia totalmente. Solitamente, inizialmente è un gioco macchinoso, poi dopo diventa molto rapido. Quindi dobbiamo sperare che facciano lavoro anche dal punto di vista dello sviluppo post-lancio. Una piccola novità per quanto riguarda la carriera dell'allenatore, ragazzi, non si sa ancora nulla sulla Serie B, ma si sa che la Juventus è diventata partner ufficiale. Esclusivo! Esclusivo, ragazzi. Qui sì che c'è esclusività. La Juventus sarà partner ufficiale esclusivo di FIFA 23 e poi anche del prossimo eSports FC. Quindi troveremo la Juventus con il nome Juventus, con le maglie ufficiali, con lo stadio, con i calciatori, con tutto quanto. Quindi spero sicuramente un'ottima notizia per completezza, però dobbiamo capire un attimo ancora chi ci sarà e chi non ci sarà. Porcaccia la miseriaccia. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo trailer, di queste novità, di queste situazioni. Noi ci vediamo al prossimo video, assolutamente alla prossima. A tutti ragazzi.